Auguri. Marcella, ti do subito i fiori. Grazie, bellissime. Benvenuta a Close Up. Emozionatissima. Grazie. Prego. Grazie. Ti lasciamo mettere al centro, doverosamente. Grazie. Benvenuta innanzitutto. Allora, questi li mettiamo da parte. Un attimo, li appoggiamo. Guarda, lasciarli a me. Scusatemi. Ce la fai? Li appoggio qua. Perfetto. Scusate la pettinatura perché oggi non avevo tanta voglia di stirare i capelli perché fa molto caldo, non avevo tempo che dovevo vedere la partita e allora li ho lasciati così nature. Sono bellissimi non, comunque. Sono assolutamente perfetti, direi. Grazie. La partita, vabbè. Insomma. La partita ci ha fatto soffrire tanto. Però devo dire che l'Italia ha giocato bene, è stata veramente sfortunata. Abbiamo avuto questo problema di questi arbitri cattivissimi. Ma veramente? Sì, per tutte e tre le partite. Devo dire che... E niente, cioè, abbiamo subito un'ingiustizia. Io sono abituata alle ingiustizie. È vero. Non vi sto a raccontare. Magari poi qualcosa diciamo. Volendo qualcosa, infatti, possiamo anche accennare poi dopo anche quello che ti andrà di raccontare. Certo. Come se fosse casa tua, noi siamo veramente felici di averti qui. Io ti chiedo subito una cosa, se mi puoi autografare il CD, così, scusate, certo. Questo è mio proprio, ci tenevo particolarmente. Allora, scrive questa penna. No, mi sa che ti conviene autografare qua. Sì, perché ho cercato un pennarello ma non l'ho trovato, scusate. Cominciamo ma CD... con gli autografi? Cominciamo con gli autografi, sì, sono stata la prima, me la tiro per questa cosa, perché in casa sono stata la prima a riuscire a farmi autografare il CD. Ecco. Perfetto. Ecco, io intanto volevo dirvi che sono molto felice e orgogliosa di essere fra i primi artisti che partecipano a questa nascita, nuova nascita di questa nuova televisione, importante secondo me. Importante e anche trendy, perché sicuramente sarete sempre all'avanguardia con le cose nuove, con le cose divertenti, con le cose simpatiche. Io sono veramente orgogliosa di essere qui. Guarda, noi ci mettiamo tanta buona volontà, ti faccio idee. Tanti auguri di diventare il più grandi possibile, va bene? Guarda, il tuo augurio veramente vale tanto, perché noi siamo onorati. Onorati, poi nel giorno del tuo compleanno. Ma perché ero qui a Milano e allora, insomma, perché poteva darsi che... Insomma, non fossi qui a Milano per i miei impegni. Invece è capitato così proprio il giorno del mio compleanno, allora sono venuta molto volentieri. Credo che oggi ci sarà una riunione delle famiglie a casa, perché credo che insomma, la grandezza di un artista come Marcella veramente sia stato anche quello di appassionare non solo con l'ultimo album, insomma, noi ragazzi giovani, ma anche le vostre mamme. Mettere d'accordo tutti, questa è una cosa, cioè, mettere d'accordo tutti. È una cosa importante. Certo, certo. Però devo dire che io ho una carriera abbastanza lunga, devo dire, perché ho cominciato giovane, ma proprio non giovane, uno di solito dice a 20 anni sei giovane. Si può dire, 13 anni. Ho cominciato a 13 anni e a 16 anni ho fatto il mio primo disco, ho cominciato ad aver successo, eccetera, eccetera. Quindi è una carriera lunga, anche se ci sono stati dei momenti di pausa, un po' voluti, diciamo, perché volevo dedicarmi alla famiglia, volevo dedicarmi ai bambini, ho fatto crescere questi due piccoli e adesso mi è sembrato giusto riprendere, perché la passione non si è mai assopita, cioè la voglia di cantare è sempre stata presente. Poi con un fratello come Gianni, che scrive delle canzoni magnifiche, pazzesche, soprattutto per Celentano, ma anche per se stesso, insomma, ho detto perché no, riprendiamo e sono qui con questo nuovo disco che guarda, io passato e presente. E infatti volevo fare, adesso faccio vedere tutta la copertina, perché in realtà volevo fare, capito, quella che un po' se la tiravo, ho fatto vedere la copertina autografata, però questo è il disco, passato e presente, col singolo che è in circolazione adesso. Col singolo che fa chic. Com'è? Da noi è ballatissimo, balla tantissimo. Noi si vede lo slip. Infatti. Però questo disco contiene, oltre a dei pezzi storici riarrangiati, così, qualche pezzo anche meno conosciuto, diciamo. Qualcuno conosciutissimo, qualcuno meno conosciuto, che piaceva soprattutto a me, mi piaceva ricantarlo, contiene anche tre nuovi singoli. Singoli, e sono uno, appunto, è, lo conoscete, che è Fascic. Poi ce n'è un altro che uscirà a settembre, che è un pezzo fantastico, settembre-ottobre, l'ha scritto Renato Zero, un grande, e insieme a Gianni Bella, un altro grande. Due grandi insieme per una grande che interpreta, direi. Grazie. Che cioè
ci sta proprio. Va bene. E poi un'altra canzone che ho cantato insieme a Gianni, che si intitola L'ombra del cuore. Io direi che dopo ci addentriamo, sì, perché tra passato e presente, sì, anche un sì. po' nella tua carriera. E intanto, scusate, dobbiamo assolutamente guardarci Fa Chic e imparare sì. il balletto. La coreografia, mentre parte il video. Fa Chic, Fa Chic, Fa Chic. Perfetto, vediamo il video intanto. Spuglio. Fa Chic. Cespuglio. Mi chiamavano il cespuglio proprio per questi il coraggio. Che sono rigorosamente naturali. Naturali. Sottolineiamolo che... Infatti oggi è una giornata speciale. E proprio perché era speciale non li ho stirati. Non ho fatto il nuovo look. La mia intervista? E ho detto è il mio compleanno, non ho voglia di mettermi lì col spazzola, con una tortura, caldo. Lo so, io ce li ho come i tuoi capelli. Li teniamo così, che tra l'altro è anche la pettinatura che preferiscono i miei bambini. Perché loro, chiaramente, quando sono a casa io sono molto naif, quindi sono sempre così, tranne quando canto, quando le serate devi particolari. Esibire. Allora, i bambini mi riconoscono di più con questi capelli. Quando li stiro, mi dicono: cosa hai fatto, mamma? No, mi dicono: come sei brutta. Decisamente. Cioè, non hanno possibilità d'appello. Io no. però insisto perché invece adoro molto anche i capelli lì. Cioè, io... A me non piace la via di mezzo, perché come pettinatura intendo, perché il boccolo così, invece o riccio o proprio sparatice, tiratissimo col piastre. Infatti la mia nuova pettinatura avete visto anche un pochino lì sul nel video, era un po' così con i capelli leggermente sparati. Marcella, mentre guardavamo il video, è arrivato qui il nostro marcellologo ufficiale di GayTV, Paolino. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Insomma, che è arrivato portando una quantità di sì, ho visto dischi che della sua collezione. Per me Marcella è veramente la numero uno da sempre. Davvero? Sì, 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 guarda, ti seguo da quando ero piccolissimo e non mi hai mai tradito proprio ogni tuo disco. Io non ti ho mai tradito, sei tu che non mi hai mai tradito, guarda qui quanti album. Dichiarazione veramente d'amore splendido. In diretta, attenzione. Grazie, veramente, guarda, i più vecchi, quelli di tanti anni fa, insomma. Ma infatti lui della tua carriera sa veramente praticamente... Quasi tutto. Praticamente sì? tutto, ah, anche sì. hai una carriera non veramente. Potresti, potremmo fare vedere su cosa non contrario. È preparato, ma guarda, credo che è preparato su tutto. Vabbè, adesso fra un po' ti farò una domanda. Invece, tornando a passato e presente, abbiamo detto appunto che ci sono questi tre inediti, ma com'è nato questo progetto? Dunque, il progetto innanzitutto ha già 2 anni, perché ho fatto questo nuovo contratto con la Sony. E il discografico della Sony, che è Rudy Zerbi, che è stato un mio sostenitore, e devo dire che mi ha fatto in modo che io incidessi questo nuovo album, questo CD, che ritornassi di nuovo a cantare, che ritornassi, insomma, lui mi diceva che avevo tanti fans, che mi diceva che mi aspettavano e verissimo. Aveva ragione. Questo, guarda, noi proprio per quanto riguarda la nostra esperienza l'abbiamo verificato, perché Fa Chic piace, è richiesto, ecco, poi, c'era voglia. E poi anche Gianni, mio fratello Gianni, che mi incitava tantissimo in questi anni, mi ha sempre proprio chiesto di ritornare a cantare, e ogni tanto facevamo dei progetti, incidevamo, facevamo dei provini, facevamo delle canzoni, però non riuscivamo a trovare il pezzo giusto. Invece con Fa Chic è stata proprio una come si suol dire, un colpo di fulmine. Amore a prima vista. Fra la mia voce, la canzone, anche se il testo è stato difficile farlo. E, così, comunque con Bigazzi siamo andati sul tranquillo, perché Giancarlo ha fatto... Avete lavorato assieme tutti i miei primi successi li ha scritti lui, prima di Mogol. Avanti Mogol. Senti, io ho 2 domandine su questo nuovo album. Sì. Allora, intanto abbiamo detto 3 pezzi nuovi. 3 nuovi. Quindi uno è Fa Chic, uno è quello cantato con tuo fratello Gianni, che è giusto? L'ombra del cuore. E poi quello scritto da Renato Zero, che è La regina del silenzio, giusto? Sì. Ecco, poi tutti gli altri pezzi, qualcosa l'hai già accennato, sono pezzi tuoi storici, esatto. Alcuni. Mentre altri sono pezzi magari meno conosciuti. Meno conosciuti. Cito Rio de Janeiro, per esempio. Bellissima. Oppure, ecco. Rio de Janeiro. Come mai? Cioè, qual è stata la scelta che ti ha portato? Cioè, cosa ti ha portato a scegliere questi brani? Innanzitutto il desiderio di ricantarli, quindi sono quelli fra i miei preferiti. Manca solo Io domani, che anche quella è
una canzone bellissima che però non abbiamo inserito in questo album, però non è detto che la faremo più avanti. Rio de Janeiro l'ho cantato, l'ho ricantato perché all'epoca, negli anni 80, quando ho fatto Rio de Janeiro, era un retro di Baciami, no? Allora Baciami l'avevo fatta, l'ho presentata al Festival Bar. E si usava ancora, scusami, negli anni 80, sì, avere il disco, sì, con il singolo e, sì, poi il retro. Sì. E alcune radio, non facciamo nomi di queste radio, avevano scelto Rio de Janeiro invece di Baci. Avete continuato a trasmettere Rio de Janeiro. Quindi è stato un po' conosciuto e un po' no, diciamo, uno di quei pezzi che avrebbero potuto fare, diventare dei grandi successi e non l'hanno fatto. Allora ho deciso di ricantarlo, di farlo risentire. Certo, sentimi, la seconda domanda, sì, che mi è venuta proprio da quello che dicevi, sì, cioè dicevi che tuo fratello stesso ti ha molto incitato, no? Sì, a tornare, sì, a cantare. Sì, Gianni, insomma, non ha mai mollato Gianni. Per te hanno scritto veramente tantissimi autori, tantissimi anche alt cantanti che appunto hanno preparato delle canzoni, sì, da farti interpretare. Ecco, oggi capita forse sempre meno che dei cantanti interpreti, come dire, trovino un autore che desideri far cantare a loro una canzone. È vero. Com'è questa storia? Come mai, secondo te? Ma perché innanzitutto è molto difficile per un interprete trovare proprio un autore disponibile. Certo. Disponibile, perché un autore adesso tende a cantare le proprie canzoni, no? Esatto. Quindi è un cantautore. E trovare solo gli autori che non cantano è difficile. Per gli interpreti. Io sono fortunata perché ho mio fratello, perché è mio fratello. Vabbè, anche perché sono una grande. Anche interprete. Perché io credo, infatti, che di essere l'interprete, la sua interprete preferita, io credo di essere. Quella che riesce, oltre a lui, a interpretare come se fossi io stessa l'autrice della canzone. Certo. Ecco, c'è questo legame di sangue che fa in modo che io, quando lui mi scrive una canzone, è come se l'avessi scritta io. E quindi c'è questo connubio che è naturale, non c'è niente da fare. No, in realtà anche, cioè, tutte, scusa, le tue, no, no, le spalle, tutte le tue canzoni, no, sembrano veramente pennellate. Le canzoni che canti sembrano quelle pennellate. Quelle che fa Gianni, io sicuramente le canto come se le scrivessi io, veramente. Sono nati insieme, non ti so dire, non ti so spiegare. Senti, come mai, visto che sia Gianni che Antonio che, sì, Rosario, anche, sì, gli altri tuoi fratelli tutti, hanno scritto canzoni per te, non ti è mai venuta voglia di scriverne, di scrivere qualcosa tu, oppure l'hai fatto e magari non l'hai mai incisa? No, perché vi confesso, io sono una pigra per questo. Sono una pigra. Ecco, tutta, anche la mia carriera è stata anche un po' funestata da questa pigrizia, perché avrei potuto fare tante cose, avrei potuto fare, che ne so, andare di più all'estero, fare più spettacoli, cantare di più, dovevo sbattermi un po' di più, diciamo, nel senso magari lasciare un po' indietro la famiglia, però io sono pigra e poi non riesco a fare bene due o tre cose in una volta. Quindi quando mi sono innamorata. E volevo vivere l'amore. Quando ho fatto i figli volevo godere di questi bambini, crescere così. E quando canto voglio cantare, cioè non ho le vie di mezzo. Quindi, per riallacciarmi al fatto che come mai non ho scritto delle canzoni, perché sono anche un pochino pigra e non ho, cioè ci vuole tempo innanzitutto per imparare a suonare uno strumento, perché per comporre una canzone così la è un po' limitante, diciamo, anche perché lo strumento ti aiuta e che ti dà un'emozione anche, certo, per comporre la canzone. C'è, cioè, un pianoforte, tu ti metti a suonare il pianoforte e sei ispirato, no? Non è solo una questione di accordi, è anche l'ispirazione, perché per esempio quando doveva fare Gianni, quando mi doveva scrivere la nuova canzone, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, l'estate scorsa. Allora Gianni mi ha detto: va bene, adesso scrivo la canzone per te. Dove sei? Io ho detto: sono in Sardegna, in una casa che avevo lì sul mare. E lui mi ha detto: hai un pianoforte dove si vede, in una stanza dove si vede il mare? Io ho detto: sì, allora posso venire e vedrai che verrà fuori una canzone bellissima. Quindi Gianni è anche uno, cioè è uno vero, è uno che ha bisogno dell'ispirazione per comporre. Non è un geometra. Non è uno che ha tavolino. No, ha bisogno dell'ispirazione. Infatti le belle canzoni scritte anche per Celentano sono
per Celentano, sono nate per lui, perché Gianni ha avuto un'ispirazione particolare, un sentimento speciale per Adriano, perché proprio loro si sono trovati, e anche per Adriano, perché io l'ho sentito parlare, anche lui diceva le stesse cose mie, cioè che quando lui parla con Gianni, Gianni riesce a trasformare in musica il suo pensiero, e questo è qualcosa di veramente magico. Ma è bello poi perché insomma in questi ultimi anni va molto questa musica campionata, invece questo è proprio un lavoro che nasce dal cuore di assolutamente chi compone, infatti c'è un ritorno della musica, come si dice, suonata, no, ma c'è un'altra parola che se non mi viene, del di qualità, intanto. Vabbè, diciamo di qualità. Comunque la musica è musica perché è suonata, e quindi mi vanno bene i suoni nuovi, i suoni computerizzati, perché comunque bisogna andare avanti nella vita, certo. No? E quindi va bene, noi ci siamo basati anche sui suoni moderni, i suoni di oggi, però ecco, mi è venuta la parola, la musica va suonata acusticamente, l'acustico ci sarà sempre, e anche i più grandi musicisti hanno sempre il ritorno verso le chitarre, verso il pianoforte, verso la musica suonata, con qualcosa di nuovo, di suono nuovo, per appunto, anche perché l'emozione effettivamente che danno i brani suonati proprio. La batteria, per esempio, anche il fascicca, l'avevamo provata anche con la batteria computerizzata, sì, che c'è anche dentro, però finché non ha suonato il batterista, che tra l'altro è un batterista che ha fatto anche tante tournée con me, che ha suonato anche nell'aria, io ho voluto proprio lui. Che si chiama Lele, e quando l'ha suonata proprio che ci dava un sound fantastico, perché era lui così, che suonava, sì, è chiaro che la magia, perché ragazzi non bisogna mai dimenticare che l'umanità, l'umano è sempre la cosa migliore in tutto, in tutti i lavori, ed è la cosa che fa la differenza, che fa la differenza dalla macchina. Certo. Ma infatti Rio de Janeiro, per esempio, la nuova versione è molto più vicina all'acustico rispetto all'originale dei primi anni 80, anche se c'è dentro qualcosa di computer, però poi ci sono le chitarre suonate con le 12 corde, e c'è questa voce anche un po' più soft, no? Perché anche la mia voce credo che negli anni sia anche maturata a livello proprio suono, è più calda, è più grande, più grossa. Io preferisco la voce di oggi a quella di ieri. Senti, ci stai invitando? Anch'io. Anche tu? Invece, lui è un grande fan, voglio sapere cosa ne pensi. Una domanda sullo ieri, sul Mi fai morire cantando nel 73. Fantastico, quando ancora nessuno conosceva questa canzone. Infatti. Io sono stata la prima a scoprire questa grande artista, che era allora, si chiamava Roberta Flack. E la sentì per la prima volta e dissi: no, io la voglio cantare questa canzone, voglio un testo italiano, la voglio cantare. E poi a distanza di tempo, se tu la risenti adesso, non è che senti questa grande, cioè non sono passati quasi 30 anni, sono passati Diego, 73. Da quell'incisione. Senti, io volevo chiederti una cosa, quest'anno fanno 30 anni dal tuo primo grande successo, quindi una carriera veramente lunghissima, in cui hai cantato cose diversissime, hai avuto una grandissima quantità di successi, li ho contati 22 singoli nei primi 20. Caspita. Della classifica, vedi, questo che non lo sapevo nemmeno, è una cosa che non li avevo mai contati. Pochissimi. Il nostro marcellologo invece è qua per informare proprio in classifica. Sì, nei primi 20, ecco, vedi, fuori dai primi 20 anche di più, ecco. Anche tantissimi nei primi 8, nei primi 10, infatti, diciamolo. No, quindi un risultato grandissimo. Hai cantato canzoni di stili estremamente diversi, perché dalle ballate classiche anni 70 alla disco, perché sei stata una delle cantanti italiane che ha fatto molta disco, da Resta con me, non mi importa più, Lady Anima, ce ne sono tantissime, al pop anni 80, però hai mantenuto comunque una grande coerenza nel tuo stile, nella tua immagine, mentre sicuro magari tante altre cantanti cambiavano completamente immagine di disco in disco. Sì. E il pubblico non ti ha mai lasciato, nonostante. Ma io appunto non trovo molto positivo cambiare troppo immagine. Forse un artista nel mondo se lo può permettere, che è Madonna, no? Ma perché lei ha impostato proprio la sua carriera sul continuo mutamento, anche se adesso con i bambini mi sembra che anche lei si sia guarda, noi abbiamo delle tue foto, guarda, intanto vuoi belle
fare la didascalia. Vabbè, lui sa tutto. Qual è quella lì? Che foto è? Da dove è stata fuori? Oddio, no, l'anno. Oddio, non ti fate. Questo è impossibile anche. È impossibile, comunque sarà negli anni 70. Che comunque guarda. È vero che c'è stato un momento in Italia dove soprattutto le interpreti donne facevano quasi a gara a stupire, a scioccare. Ecco. Allora, io avevo la voglia contraria, cioè di mettermi un sacco, di cantare e andare a Sanremo con un bel sacco, in modo da far sentire bene la canzone che cantavo. Cioè avevo una ribellione verso il troppo, i troppi cambiamenti d'immagine. Un'altra foto, foto. Sempre. Oh, che cappellone che c'ho. Bellissimo. Però guarda, il capello identico ad adesso. E infatti oggi ho voluto rifare di nuovo questa pettinatura proprio perché è così, per non dimenticarci la Marcella di ieri, perché voi sapete che adesso ho cambiato finalmente look, finalmente l'ho cambiato, però questa capelli foto, guarda, è bellissima. Vediamo? Dentro l'uovo di Pasqua. Il regalo dentro pasquale, dentro l'uovo di Pasqua. Come avete fatto ad avere questa foto? Non ti ricordi quando l'hai fatta? Perché lui l'ha portata oggi e siamo impazziti tutti. Sì, l'ho fatta in occasione della Pasqua, immagino. Per fare gli auguri a qualcuno. Era un modo originale per fare gli auguri a qualcuno. Era la Pasqua. E dovevo essere la sorpresa di un uovo di Pasqua. Ecco. E adesso invece era Natale. E quella è Natale. Quella era Natale. Vedi. Quindi un modo diverso per i bigliettini d'auguri. Ma, diciamo. Guarda, io di recente ho visto anche tutte le copertine che mi faceva Sorriso e Canzone. Sorriso e Canzone mi faceva due copertine all'anno. E quasi tutte sono in costume da bagno. Ho scoperto che loro, forse era il direttore Gigi Vesigna, che io saluto, Vesigna mi voleva sempre in costume da bagno. E allora ho, non so, una trentina di giornali di Sorrisi e Canzoni, sempre con la copertina in costume. Il costume da bagno. Certo. Cosa vorrà dire questa cosa? Vorrà dire che innanzitutto hai un gran bel fisico e puoi permetterti di fare foto in costume da bagno. Ma io mi prestavo sempre, cioè mi diceva dai fai la cosa, e come la facciamo? In costume da bagno. Noi intanto stiamo vedendo. Si vede che vendevano di più. Sì. Ho immaginato questo. Cosa stiamo vedendo? Noi stiamo vedendo delle copertine di dischi intanto. Di dischi, sì, perché davanti abbiamo la camera. Abbiamo la camera che ci copre. Quindi fai la didascalia sul disco? Questo è Negro, il primo singolo di un album molto particolare che era L'Anima dei Matti, che era il primo album live di Marcella, che a differenza dei live convenzionali era quasi completamente fatto da pezzi inediti. Bellissimo, registrato alla bussola. Fantastico. Esattamente, ma sai anche questo. E poi tu sai che poi c'è stato anche un problema sul Negro, che sono stata contestata perché dicevano che era un modo razzista, no? Però il Negro per me non era il colore nero, il Negro era un modo di cantare, era la musica negra. No? Si può dire nera, però il Negro per me intendeva afro, non so come dire. Certo. E quindi non intendevo offendere nessuno, anche perché io ho un'anima negra. Negra, intendo. Anzi, infatti, proprio. Era io e mio fratello positivo. Siamo sempre stati proiettati verso il soul, verso il nero, verso la musica che viene dalla sofferenza. Ti dici una cosa che guarda, si lega benissimo con la domanda che ti volevo fare, perché. Anche a proposito delle copertine di guarda, stai vedendo un'altra intanto di copertina. Guarda, questa, se ci vedo bene non mi importa più. Ah, non mi importa più. Dall'album femmina. Tu rappresentato sempre proprio la donna italiana. Sì. Una bella donna italiana, è forse il simbolo proprio della mediterraneità, no? Della donna italiana. Ah, sono stata anche la fidanzata d'Italia, un sondaggio che hanno fatto a Sanremo. Ha detto chi volete di queste cinque, c'era la Oxa, la Bertè. Io, la Rettore e un'altra che mi sfugge, eravamo in cinque. E allora hanno fatto un sondaggio a Sanremo, hanno detto chi vorreste avere come fidanzata? E io, o come moglie, o come... C'erano diverse cose e mi hanno scelto come fidanzata. Io ho detto, meno male, perché come moglie... Era un po' impegnativo essere la moglie d'Italia. Ecco, la moglie poi, no, diciamo. La moglie no. La fidanzata mi piace. Senti, io credo anche che... Intanto un'altra copertina, Camminando e Cantando. Camminando e Cantando, dall'album in cui Camminando e Cantando, appunto, in cui c'erano varie canzoni scritte da Medeo Minghi. Che ha quasi esordito con te, un po' come esatto. Tozzi. Lui non era conosciuto prima. Per niente. E Tozzi cominciava a farsi conoscere. E io appunto ho amato subito questi due cantautori. Ho voluto incidere. Ho precorso i tempi, come con questa TV praticamente. Sono la prima artista forse di un certo tipo che viene qui
a questa Gay TV e la sto tenendo quasi a battesimo. E speriamo ci porti la stessa fortuna che hai portato sia a Mindy. Sicuramente diventerà enorme, perché secondo me ci voleva una TV come questa, anche perché sarà sicuramente all'avanguardia rispetto alle altre televisioni, sembra molto trendy. Grazie. Ecco, tu cosa volevi dirmi? Brava, io volevo chiederti, siccome prima ci siamo incrociati un attimo e ti dicevo che io ho cominciato a conoscerti grazie a mia mamma, e legata sempre al discorso della fidanzata d'Italia, io credo che in qualche modo tu abbia rappresentato una, come dire, una figura di donna in cui molte altre donne si identificavano. Certo. Anche i testi delle tue canzoni erano, rappresentavano una donna femmina, una femmina del sud che metteva forse l'amore al primo posto e che con tutti i rischi, con tutti, insomma, affrontava tutte le proprie responsabilità e anche con come dire, affrontando anche il tema dell'erotismo senza un falso perbenismo, insomma una donna forte. In modo naturale forse. Tu credo che ti identifichi in questo ruolo. Ma io sono questa, cioè io sono così, sono sempre stata me stessa. E l'unica volta che mi sono sentita un pochino, un po' fuori, è stata forse quando ho dovuto fare questo passaggio da ragazza a donna e quindi anche musicalmente, non solo fisicamente. E quindi l'album di Nell'aria rappresentava questo passaggio, che lo vediamo là, anzi, questo passaggio molto importante per me, perché appunto venivo da canzoni molto più tenere, più dolci. Invece con Nell'aria, questo qui, questo forse è l'album, con Nell'aria c'era questa, era nata questa collaborazione con Mogol e lui non mi vedeva affatto così angelica o ragazzina o così acqua e sapone, lui mi vedeva come una donna. E quindi mi ha tirato fuori anche a livello interpretativo delle cose, insomma, che io forse avevo anche paura di tirar fuori o mi vergognavo, non era. E diciamo che questo stacco si è notato proprio con Nell'aria, questa crescita che c'è stata sia fisica che musicale. Che Nell'aria è quasi un concept album proprio, che veramente esplora tutto. La passionalità, l'erotismo. Sì, è proprio un album molto sexy. Infatti tutti i testi, quasi tutti, sono... Sesso Amore, per esempio, che è stata scritta da Mario Lavezzi, un altro mio caro amico, e parla appunto anche qui di calzi a rete. Poi ce n'è un'altra che fa miau, che parla di violentami, cioè... miau. Insomma, io in questo disco ero molto gatta, ero. Molto gatta, miau nell'aria, ero. Noi oggi ti stiamo festeggiando perché è il tuo compleanno, però in realtà il regalo maggiore ce lo hai fatto tu, perché ci hai portato, oltre ad essere venuta qui in trasmissione, è stato un regalo reciproco. Ci hai anche portato del materiale, proprio la tua cassettina privata di casa. Quella con e noi abbiamo realizzato un contributo con dei vecchi video che guardiamo, facciamo vedere, perché è un regalo che vogliamo dividere anche con chi è a casa. Bene, lo vediamo insieme allora. Beh, stavamo ammirando veramente. Stavo guardando compiaciuta il look degli anni Ottanta, che era avantissimo. molto tutto trendy. Quello che sta ritornando adesso. Anzi, mi copieranno sicuramente le ragazzine di oggi, copieranno il look degli anni Ottanta e come mi presentavo con mi mancava la freccia e fare l'amazzone in pieno stile. Abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao, sono Daniele. Sì, ciao Daniele. Senti, io volevo congratularmi con Marcella, che è sempre meravigliosa come suo solito, non è cambiata di una virgola da quando è iniziata a cantare oggi. Che complimento, carino. Sei stupenda, Marcella. Anche noi, io sono Daniele. Cresciuto con i tuoi dischi, ho 42 anni, quindi sono cresciuto bambino, con i tuoi dischi. Un bambino, dai. Senti, grazie. Volevo farti anche gli auguri di buon compleanno. Ho saputo che è il tuo compleanno. E oggi è il mio compleanno. Non diciamo quanti anni ho compiuto. No, quello non lo voglio sapere. Quello non lo sono voglio assolutamente pochi, sapere. Non sono pochi, però ma ecco, non sono neanche tanti. Volevo sapere quando partiva la tua tournée per se venivi a Roma in tournée anche. Io non so tutte le date del tour, so che cominciamo il 25 luglio da Modena e finiamo a Milano il 3 settembre. Nel frattempo penso che ci saranno delle date, so che andrò in Sicilia,
e probabilmente verrò anche vicino a Roma, credo. Però per adesso, però se tu guardi il mio sito, sul sito ci saranno via via che ci sono queste date, potrai saperlo. www.marcellabella.it.com Sì. Bravo, l'hai segnato Daniele? Segnalo. Come? Dico, l'hai segnato il sito? Sì, già segnato. Segnalo e controllalo perché è molto carino, ecco. Ci sono tutte le novità, a trovarmi. È aggiornato, quindi... Sì, su quello non ti preoccupare, lo visiterò senz'altro. Ecco, sarà un concerto grandissimo perché farò il concerto insieme a Gianni, ci saranno anche i miei ballerini, quelli di Fashik. Ah, bellissimo il video. Coriste, un gruppo pazzesco, quindi sarà un... Spero, per me sarà un grande spettacolo, spero che lo sia anche per voi. Ah, sicuramente sì, per me lo sarà sicuramente. Sei stupenda, guarda... Marcella, guarda. Grazie, io... ti mando un bacio. Se capiterai vicino a Roma verrò sicuramente a vederti al concerto. Daniele, grazie. Intanto sì. Guarda pure sullo schermo che stiamo vedendo il sito marcellabella.com. Sì, lo sto vedendo. Quindi... Ce l'hai il mio nuovo disco? Sì, sì, l'ho già comprato. Già comprato, scusami, dopo tanti anni che non cantavi più. Sì, è un avvenimento. E infatti, guarda, è vero che viene prima la famiglia. Però adesso basta. Mi sembra che hai interrotto di cantare per la famiglia, vero? Nel senso che se devo andare a cantare e loro protestano, me li porterò dietro, cosa devo fare? Allora protesteranno sicuramente pur di accodarsi e viversi l'esperienza di una tournée, probabilmente. Daniele, volevi chiedere qualcos'altro? Niente, sono troppo emozionato. Perfetto, noi intanto stiamo continuando a vedere la zona tour del sito dove appunto ci sono tutte le informazioni. Le informazioni per le date, poi via via perché... Sarà aggiornato, certo. Sì, sarà parte aggiornato. Il 25 luglio comunque. 25 da Modena, sì. Da 25 Modena. Luglio venite da Modena. A Modena. A trovarmi. Allora. Quindi grande spettacolo, insomma, in tutti i sensi. In tutti spettacolo i sensi. Canoro, musicale. Sì, musicale, poi avrò non in tutte le tappe, però avrò in parecchie tappe questi sette ragazzi ballerini. Che sono bravissimi, c'è il coreografo Alex La Rosa che mi ha fatto queste coreografie del Fashik. Che devo dire che lui ha mantenuto i miei movimenti un storici, po' perché che i miei movimenti anche prima. Quelli Fashik. E li ha amplificati e poi loro sono bravissimi perché loro ballano sul serio, io faccio solo determinati movimenti ma loro ballano, fanno dei salti, sono dei ragazzi giovanissimi molto molto bravi, quindi un grazie anche ad Alex La Rosa e a tutti i ragazzi che ballano con me, ciao, magari okay. Mi stanno guardando bene. Daniele, noi ti ringraziamo. Ciao Daniele. Ringrazio anche io tutti voi e un bacione a Marcella Belle e a tutti voi dello studio. Grazie. Grazie Daniele. Vieni ai miei concerti. Senz'altro, ciao. Ciao. Abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Filippo al telefono adesso. Filippo. Pronto? Pronto. Ciao Marcella. Ciao Filippo. Mi senti Marcella? Benissimo, dimmi tutto. Oh, sono felice di sentirti e di vederti dopo tanti anni, ma veramente felice, infatti mi trema la voce, non so più cosa dire. Sono felice anch'io e non vedevo l'ora di fare questo nuovo disco. Sono stata due anni a scalpitare perché non vedevo l'ora, volevo andare anche a Sanremo, ma poi abbiamo avuto degli impedimenti da parte degli organizzatori. Però insomma ce l'abbiamo fatto lo stesso nonostante Sanremo, siamo usciti con un disco in estate, poi... L'estate a me porta fortuna perché ho lanciato tanti poi successi in estate. Sei nata anche tre giorni prima dell'inizio ufficiale dell'estate. Brava, quindi ce l'hai proprio dentro. Ecco, devo dire che l'estate porta bene. Ascolta, speriamo. Marcella, dimmi tutto. Io ti seguo da quando ero bambino. Sì. Figurati che sono venuto a vedere un tuo concerto quando avevo l'età di 9 anni. Mamma. In Sicilia. E io quanti ne avevo? Era la tournée di io ne avevo 12, mai. Non te l'ho mai detto, ma quando tu sei venuto lì, avevi 9 anni, io cantavo già e avevo 12 anni ed ero lo Zecchino d'Oro. No, ascolta, non volevo dire. Ma che no, tu, sto scherzando, che sei, dai. Che tu hai una certa età, ma sei giovanissima, sto scherzando. Guarda. L'importante è che tu mi segua anche da vecchio, va bene? No, sì, io ho 37 anni adesso, però guarda, ho comprato il tuo CD, sì. Il giorno stesso che è uscito qui in Sicilia, l'ho trovato molto... Ma mi chiami dalla Sicilia? Sì. Ma dai, si vede sì, in Sicilia? Sicilia? Ci vedete in Sicilia? Sì, ci vedono in tutta Europa. Tutta Europa, Marcella, ci vedono oggi.
Stiamo rivedendo il CD intanto che... Sì, infatti, io sono molto legato al tuo album Metamorfosi. Figurati che quando l'ho comprato e avevo sempre 9 anni. Questo è quello che ho fatto vedere prima, questo? Mi è sparito da casa, sì, perché me l'hanno rubato, si pensa un po'. È perché c'è una copertina molto speciale. Bellissima. Fa un po' paura ai bambini forse. Però no, io volevo sottolineare la pettinatura, perché a quell'epoca mi chiamavano cespuglio. Sì. E dal cespuglio non c'era bisogno di far vedere anche la faccia, tanto mi identificavano subito e dicevano: questa è Marcella. Io penso che sia una delle copertine più belle. E beh, abbastanza originale, abbastanza originale. Che tra l'altro è in rilievo, magari non si vede. Sì, è rilievo, però infatti è piacevole anche da toccare, perché proprio la pettinatura e anche le labbra sono in rilievo. Io ti chiedo soltanto una promessa. Dimmi. Che quando ti vedrò in tournée quest'estate ad agosto, tu mi prometta che io possa incontrarti di persona e firmarmi magari qualche disco. Dipende da te, e tu devi avvicinarti il più possibile al palcoscenico, ti devi far riconoscere Filippo, e dire: io sono Filippo Palermo. Ecco, Filippo di Palermo, e io mi ricorderò sicuramente e ti farò un autografo speciale solo per te. Sì, e farò una foto insieme a te e la metterò nella mia stanza. Va perché bene. Io ti adoro, sei stupenda. Grazie, un bacio. Mi magari... fate un primo piano di un bacio. Eccolo. Ciao, magari porta un logo scaricato da internet di Gay TV, ciao. Così ti riconoscono. Ecco, certo. Grazie Filippo. Ciao, ti voglio bene. Ciao, grazie. Noi abbiamo sentito le telefonate, ma Samuel, in chat come va con le domande? Sì, in chat mi chiedono tante cose, ma la più bella, secondo me... Me la chiede Elia, cosa che dice: i tuoi figli cosa ne pensano della nuova tournée? I miei figli pensano, allora, mi hanno già detto: ok, noi andiamo al mare in vacanza perché loro vanno al mare, però quando ci saranno determinati concerti noi veniamo con te. Allora io gli sto dicendo: va bene, in alcuni verrà il figlio grande, in alcuni due piccoli. Infatti ricordiamo, tu hai 3 figli. Io ho 3 figli, sì, ho 3 figli. Ebbene sì ragazzi, però insomma, 2 maschietti. Adesso sono qui non come mamma ma come cantante. Sì. Patti Pravo una volta ha detto una frase che ha fatto un po' scalporetto: chi fa il nostro mestiere non può avere figli. Non è tu vero. Sei la dimostrazione. Come si fa? Qual è il segreto per una donna di riuscire a essere così brava? Guarda. No, perché la frase di Patti Pravo: non si fanno bambini quando si fa questo mestiere. Lo ti fa uguale. Come la dice? Abbiamo anche l'imitatore di Patti Pravo. Beh, forse è il suo pensiero, che è anche un pensiero stupendo, ma non è tutto quello che dice, non è universalmente vero, anche se è stupendo. Posso anche pensarlo in un modo diverso. Cioè, c'è chi preferisce sposare questo lavoro, questo mestiere, e continuare nella sua strada così, magari girovagando, sai. Poi parliamo di Patti Pravo, che è una persona un po' particolare, molto speciale. Lei ha avuto tutta la sua vita un po' diversa dalle persone normali. Io invece ho voluto avere i piedi per terra, ho voluto far parte della realtà di tutti i giorni, e anche per quello è il motivo per cui io mi sono allontanata dalla musica, perché volevo, oltre ad assaporare il successo che è stato è arrivato improvvisamente anche da giovanissima, infatti, forse per quello ho voluto essere anche normale, vivere una vita di tutti i giorni, portare a scuola i bambini, fare una vita che non mi allontanasse troppo dalla realtà di tutti i giorni, per essere anche più vicino alla gente, perché sennò tu non puoi capire la gente, se non sei uguale a loro. Io, siccome mi sento uguale a loro, anche se sono artista, sì, la differenza è che io amo cantare e ho la voce, ho questa voce che sono nata così, voglio dire, non è che sono nata così, non ho fatto niente per averla, però io ho voluto anche avere la normalità. E questa è la differenza fra me e alcuni artisti che non hanno voluto avere figli. Probabilmente li ha voluti avere lei. Sei quasi l'anti-gossip. Cioè, altri artisti hanno 150 relazioni d'amore. Sì. Tu invece hai una relazione ormai da più di 20 anni. 23 anni. 23 con, anni, con la stessa persona. Ed 3 figli, veramente l'anti-gossip. Sì, ma forse dimostro anche che si può cantare, si può essere artisti, personaggi, perché io non è che sono poi la commessa del lupo, sono anche un personaggio,
senza offesa alla commessa, certo, di Louvre, ci sono delle bellissime ragazze, anzi io spesso vado anche a Louvre perché non c'è niente di male andare a Louvre, lo trovo anche divertente, ho fatto anche la pubblicità, vede. voglio dire, non bisogna mai staccarsi troppo dalla realtà di tutti i giorni, bisogna avere i piedi per terra in tutto quello che si fa. Senti, visto che, per fare un po' di gossip noi qui invece, visto che abbiamo comunque nominato una serie, sì, di tue colleghe, sì, in questo pomeriggio, e mi viene in mente anche che... Ha detto lei per prima che a te non piaceva questo fatto del look, dello stupire, esatto, a tutti i costi. E no, perché se hai una bella canzone e sai cantare, secondo me attiri l'attenzione su quello, devi attirarti, io volevo attirare l'attenzione su sull'arte, su quello che cercavo di esprimere, e non sul vestito, perché tanto quello è un modo per non far scoprire quello che sei nella, certo, realtà, no? È un modo per mascherarsi. C'è stato un Sanremo molto particolare. Come mascherarsi? C'è stato un Sanremo molto particolare, c'era quello dell'86 con senza un briciolo di testa, dove tu sobrissima interior. Ma è stata apposta fatta questa cosa. Io ho detto, ah sì, perché c'era la gara di chi aveva il look più strano. Sto bene, allora io mi metterò un taglierino femminilissimo con la vita stretta, tacchi a spillo e canterò la semplicità senza un briciolo di testa, che assomiglia un po' al gesto di fa chic. No, volevo dire che, va bene, io forse oggi sto parlando anche della famiglia, della normalità, però è chiaro che non è che nella mia vita sono così. Sono anche un po' pazzarella, certo, ho anche un carattere molto forte, e i miei amici che mi conoscono, che mi frequentano da tanti anni, lo sanno che sono anche un tipo un po' estroso, un po' strano. Ma questo anche si vede anche dalle varie copertine, dalle immagini tue che abbiamo visto, che ti piace particolare. Anche in famiglia sono strana, perché anche mio figlio mi dice, mamma, però sei strana. E beh, sì. Sono un artista, Certo. Senti, ma negli anni Ottanta si parlava molto dei vari litigi veri, sì, o inventati tra le cantanti, ricordo tutta la storia di battibecchi con la Rettore, piuttosto che invece ti venivano avvicinati personaggi come Loredana Bertè, Mia Martini, eccetera. Sì. E cosa c'era di vero, cosa c'era di falso? E sei riuscita a mantenere delle vere amicizie in questo ambiente o è, sì, difficile? Con Loredana sono tuttora amica, anche se delle volte non lo dico pubblicamente, ma io la seguo sempre, so quello che fa, qualche volta le sono anche vicine, anche se non come vorrei, appunto perché forse con la famiglia non ho più tantissimo tempo, però io cerco sempre di vederla, di sapere quello che fa, così, perché le voglio particolarmente bene. E così come con sua sorella avevamo un bel rapporto di stima reciproca, questo sicuramente, io la stimavo tantissimo e credo anche lei mi stimasse, e, anzi sono sicura di questo. E, della Rettore posso dire invece che forse è una che faceva tutto da sola, perché lei voleva aggredire a tutti i costi perché aveva impostato la sua, su questo, sì, il suo personaggio su questo, doveva essere aggressiva, sempre, che poi comunque, secondo me, poi lei dietro le quinte era dolce anche lei, perché una volta mi ricordo che mi aggredì per i miei tacchi. Quelli di oggi sono pazzeschi, noi li abbiamo commentati subito appena sei per i miei tacchi, guarda come sono belli. Allora lei mi disse, ah, ma perché tu non hai paura di cadere dai tacchi? Perché in effetti lei voleva dire che io ero piccola e lei alta. È vero, ero piccola, però io ero ben proporzionata e lei invece era un alberone, un manico di scopa. Tolto quello, che io poi glielo dicevo in un modo ironico, in modo spiritoso, forse anche lei dietro le quinte, dopo quella litigata mi ricordo che insomma ci siamo riappacificate tra virgolette, ci siamo messe a ridere. Fini perché, bene. Dai, sì. Io ti... perché ho anche molti amici io fra i ragazzi, posso dirlo gay, perché sì, tanto sì, è una parola anche simpatica, no? Perché gay può voler dire anche allegro, no? Certo. In inglese vuol dire gioioso. Gioioso, diciamo. Ecco. Infatti tu mi volevi chiedere qualcosa a questo proposito. Nel senso proposito, che io mi dicevo, se fossi stato io a casa oggi avrei detto a mia mamma, vieni a vedere che c'è Marcella intervistata, insomma c'è e secondo me qualcuno potrebbe essere a casa con la mamma, col papà, certo, con i genitori a guardare, perché tu in qualche modo unisci un po' tutte le generazioni. Certo. Ed era bello sentire appunto una parola tua rispetto magari a tante persone che possono vivere con più o meno difficoltà il problema di avere dell'omosessualità un figlio o di avere omosessuale, un figlio in casa, insomma. Ma io trovo che certamente
ho molta stima per queste mamme che sono anche amiche dei propri figli, a prescindere dalla loro sessualità. L'importante è che siano mamme. E siccome la mamma non si smentisce comunque, ce l'ha in modo naturale, secondo me il figlio è l'accetti così com'è, non perché cosa vuol dire? La sessualità è quella che è, ognuno poi ne faccia quello che vuole. Però la mamma è la mamma e sono sicura che anche le mamme degli omosessuali sono assolutamente uguali alle altre mamme, cioè non, certo. Sono sicura di questo. Istinto, quindi... sono sicura di questo, credo che non ci sia alcuna differenza per una mamma fra un figlio e l'altro, è solo una questione sessuale, spero che sia così anche per tutto il resto, perché io odio e non sopporto le discriminazioni di nessun genere. Io sono rapito, scusate. Abbiamo una telefonata intanto, abbiamo Fabio, pronto? Fabio? Pronto? Ciao. Pronto? Sì, Fabio. Ciao. Allora, che ti allora. Posso dire? Un saluto a Marcella, ho acceso Ciao, la TV Fabio. Per caso. Ciao. Ho acceso la TV per caso e ho detto una visione. Incantato davanti al monitor. Sì, veramente, perché non ti si vede da anni. È vero, però adesso ho raccontato che sono ritornato, ho fatto sì, un CD sentito. Nuovo. Non fammi raccontare tutto di nuovo, Fabio. No, non farlo, l'ho già sentito. Lo sai che ho fatto un disco, non un CD nuovo, passato e presente? Questo non lo sapevo. Ecco, adesso finisce la trasmissione, esci, non vai a comprare subito passato e ecco. Presente. Promettilo? Prometto. Bene. Allora non hai ancora sentito Fashik? No, non l'ho ancora sentito. Fashik, se si vede lo slip, non lo sai? Non lo conosci? No, non lo conosco, sono sincero. Ascoltalo perché è una canzone molto estiva, molto allegra e molto ironica. E devi imparare chiaramente la mossa. No, guarda, la mia età. Guarda, non c'è età per imparare questo, scusami. Che non è il segno della croce. Sì, hai visto così sembra il segno della croce, ma non è. Ma sai, noi siamo cresciuti, noi della mia età diciamo, sì. Siamo cresciuti con Marcella, Rettore, Mina. Patti Bravo. E si sono perse quasi tutte. La Bertè, Loredana. La Bertè, certo. La Mimì. E sai, ripeto, vedendo tutte le mie colleghe degli anni 70. Sì, certo. Che adesso si riballano molto bene in discoteca. E certo. Va bene. Ascolta, un in bocca al lupo per la tua tournée. Grazie. E vai ad ascoltare Fashik perché è molto attuale. Ma adesso, appena finisce la trasmissione, ha giurato allora, che va a comprare l'album. Allora, rimani lì che adesso te lo facciamo risentire. No, capito? Mi raccomando, Fabio, guarda che domani ti richiameremo e verificheremo se l'hai comprato o meno. Facciamo vedere il video, no, alla fine? Un saluto l'abbiamo... a tutti. Fabio. Grazie, ciao Fabio. Buon proseguimento e ancora buona tournée. Grazie, ciao. Grazie. Ciao Marcella, ciao. Sono tutti un po' emozionati quando telefonano sentendo Marcella. È bello questo, credo, no? Sì, non capisco che... perché non c'è bisogno di essere emozionati, anzi sono più emozionata io perché sento questo calore di questi ragazzi che ancora si ricordano di me dopo dice che guarda che viviamo in un mondo dove tutto si brucia in un attimo, in fretta. Infatti. E io la cosa che mi ha più colpita di questo ritorno è che per i miei ammiratori, per quelli che mi volevano bene allora, cioè sembra che non siano passati questi 12 anni, è come se io l'altro ieri ero qua, ma proprio l'altro ieri sono ritornata di nuovo, cioè non sono passati questi 12 anni. Ti è mancato l'affetto di tutti i fan in questi 12 sì, anni? Io un pochino cominciavo un po' a soffrirne di questa cosa, anche... Non mi sono resa conto subito, però cominciava a mancarmi il calore umano, il palcoscenico. L'emozione, quell'adrenalina che ti viene prima di salire sul palco per cantare dal vivo. Oddio, la voce, non voce, canterò bene, canterò male. Quelle grandi emozioni che hanno fatto parte per tantissimo tempo della mia vita. E queste cose qui erano un po' assopite, ma solo assopite. C'erano, e si vede benissimo perché... Insomma, c'erano. Sei tornata proprio Sono bene. Sono tornata e adesso per ancora qualche anno. Lo dici come se fosse una minaccia, ma una non minaccia, fa solo piacere. Una minaccia per gli altri. Per quelli bene. Che non mi amano. Questo... No, ma tanto guarda, io credo che proprio questa cosa, il fatto che per i tuoi fan non sembra non essere passato neanche un anno, niente, sia proprio veramente. La dimostrazione di una qualità diversa. Non mi hanno dimenticato dei tuoi album, delle tue canzoni,
tutto si brucia oggi, ma spesso perché tutto è fatto in fretta, invece tutto quando in le fretta. Cose sono fatte col giusto tempo, con il cuore, rimangono. Tu io credo di sì, questa poi è la mia teoria personale. Probabilmente è così, probabilmente è così. Infatti. Non era un bluff. No. Io invece volevo chiederti, noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione sì. che oggi è anche il compleanno sì. di un'altra togliere. Grande artista italiana, di Raffaella Carrà. Raffaella, auguri anche a te. No. Il nostro marcellologo ha sì. un episodio che è divertente su tutto ciò. Sì, che forse lo saprai. Sì. In Giappone è uscito il tuo album Femmina sì. con un titolo diverso. Cioè l'hanno chiamato Andare, da una Andare canzone che era il primo duetto che hai fatto con Gianni, ma attribuito a Raffaella Carrà. Infatti l'edizione giapponese ha sulla copertina Andare, Raffaella Carrà e la foto di Raffaella Carrà. Ma se vai ad ascoltare i pezzi... Sono miei. Sono tuoi. Sono tuoi. Non lo sapevi? È stato un errore proprio della casa discografica. Adesso questo disco vale tantissimo tra i collezionisti, è ricercatissimo. Io non ce l'ho, uffa. Un errore della casa discografica giapponese. Sì, quindi hanno quelli ritirato... non sbagliano mai niente. Ma è pensa al destino, però. Sei nata nello stesso giorno. No, un momento, vuol dire che assomigliavo alla Carrà. Perché hanno sbagliato? Mi sta venendo un dubbio. Sì, il capello, guarda, da cespuglio a caschetto. No, eravamo molto era un po' simile. Dura. Però per i giapponesi siamo evidentemente come noi vediamo loro, tutti cioè uguali. Tutti uguali. Evidentemente. Ma sai, è veramente così. Può essere, dici. È così, anche per loro noi siamo tutti uguali. Però giapponesini, i miei sono ricci e la Carraccia il caschettino, insomma, liscio. Anche il colore, poi. Poi le bionda, io no. Ma che rapporto hai tu con... cioè perché noi artisticamente sì. vi siete incontrate poche volte, io ricordo con Raffaella? un paio no, di siamo programmi molto amiche, suoi. Siamo amiche. No, ma dico in televisione nei suoi programmi io ti ho visto poche volte, un paio ma di volte perché non lavoravo 80. Forse quando lei perché sai, delle volte un programma c'è in un periodo quando magari il cantante non ha la promozione, non ha il disco fuori e quindi non promuove quella cosa lì. No, io devo dire che ho sempre avuto un ottimo rapporto con Raffaella. Anzi, eravamo proprio amiche al di fuori dallo spettacolo, sì, proprio all'inizio. E poi non è più capitato così, però io spero che nella prossima trasmissione di Raffaella, spero che lei mi chiami, che mi faccia partecipare. Io ci vado molto volentieri. Dovremmo avere un'altra telefonata, pronto? Pronto? Ciao. 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 Sono Giuseppe. Ciao Giuseppe, cosa volevi chiedere a Marcella? Allora, io volevo chiedere a Marcella innanzitutto se torna a Catania a cantare. Sì, torno. In agosto ho già allora, in programma parecchi concerti e torno con mio fratello Gianni con un grande spettacolo. Perfetto. Ok. E quindi allora vieni a trovarmi. In tanti, certo, io chiamo dalla tua Catania. Ecco, allora mi raccomando, verrò presto a trovarti. Non so se è vero, perché io l'ho sentito dire che c'è una collaborazione con Renato Zero in questo CD. Sì, la prossima canzone che lancerò, che sarà in autunno. Come nasce questa? Allora, è stato Renato ad avvicinarsi a me, è stato lui che mi ha detto Ani, ma perché non canti più? Sei diventata una regina del silenzio. E allora è da questa cosa che mi ha scritto questo testo bellissimo. Testo che è veramente le parole... veramente belle su una musica sempre di Gianni Bella ed è nata questa canzone che sentiremo fra qualche mese. Comunque è un pezzo meraviglioso. Fascic non è scritta da lui? No. Fascic è stata scritta da Gianni Bella e da Giancarlo Bigazzi, due grandissimi autori. Allora avevo avuto un'informazione sbagliata. No, è il prossimo singolo. Comunque sì. Giuseppe, per sicurezza anche tu compri passato, presente, e te la così senti. Puoi ascoltare anche il guarda, pezzo scritto da Renato Zero. Posso essere sincero? Sì. Sì. Forse. Io non voglio comprare i tuoi dischi. Come? No, compro i CD masterizzati perché costano troppo. Guarda, che brutta notizia. Brutta notizia, anche perché lo so. Prezzo promozionale,
15 euro, ho fatto abbassare i prezzi apposta. Io mastico musica dalla mattina alla sera e non posso permettermi di spendere 20 euro. 15? Compro, guarda, la media di 6 cd al mese. Guarda, questo costa 15 euro. Prezzo promozionale, Giuseppe, ho non è scuse. Ho chiesto apposta alla Sony va di bene, fare un prezzo speciale. Vediamo cosa si può fare. E bene. Poi l'originale, l'originale. È tutta un'altra cosa. Dai, con la copertina. Sì. Poi dentro ci sono delle altre foto, ci sono delle dediche le particolari. Note, è tutta un'altra cosa, insomma, un'altra poesia. È un disco, è un cd, è da conservare perché proprio è l'originale. Certo. Ragazzi, okay, le case allora, discografiche stanno chiudendo. Regionale faremo questa... Questo acquisto. Questo fioretto. Grazie Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao. Poi ciao. Voglio dire, così se lo compra viene al concerto e almeno ha il cd su cui lasciare, cioè farsi Bravo. Fare l'autografo. Poi veramente no. Prezzo certo. promozionale proprio per venire incontro alle esigenze è di vero, tutti. Hai visto che ma costa adesso? Molto più... Adesso? E adesso sono arrivate i saluti. Allora, è il momento di cantare. Consiglierei a te di cantare. È quella sbagliata. Facciamo un'altra versione, non è un problema. Allora, era tanti auguri a te. Tanti grazie ragazzi, ma che torta magnifica. Qui, Alex, sei sempre ma... il solito. Ci hai già messo il dito sulla torta, ti ho visto, ti ho visto. Non pensate che io festeggerò il compleanno fra due giorni con tutti gli amici. E quindi questa è un anticipo. Sì? Veramente purtroppo oggi puoi mangiare anche tu la torta, però non ci sono le candele come sto fatto. No, abbiamo deciso che però ci sono abbiamo... le fragole, ma neanche una di cosa di candela no. abbiamo optato per la scritta. Non avete la candela? Non abbiamo la candela, che non ce l'abbiamo. Vi ho beccato. Allora, se voi guarda possiamo accendere quella e metterla sulla torta, vediamo se funziona. Ti facciamo esprimere un desiderio proprio come così. Si fa il compleanno. Ecco, ecco, guarda. Puntualissimo. Meglio prego. Che niente. Auguri. È che il compleanno è se posso spegnere la candela. Almeno una dici, giusto? Però la torta è fantastica, ragazzi, veramente guarda, fantastica. Io sono piccolo, sono commossa, grazie. Seguiamo la routine. La tagliamo e sai cosa facciamo? Il tu fai il taglio della con questo torta. Coltello. Mamma mia, fa paura. Fa un po' paura. Effettivamente fa un po' Shining. Mani sbagliate, mi sento molto in com'è quel attrazione film Attrazione fatale o Shining? Shining, così. Mi sento, sai che c'è quella sì. faccia di Nicholson così, no? Mi sento in un film di Shining. Beh, proprio di film di Nicholson. Lei, tagliamo allora, la torta tagliamo e la mentre torta. Noi mangiamo la torta. Ecco riguardiamo qua. Fa chic. Riguardiamo fa chic. Grazie ragazzi, grazie a tutti voi, grazie per aver grazie.